Piombino, il cuore d'acciaio della Val di Cornia. Dopo quello di Livorno è il secondo porto della Toscana, una cittadina di 30.000 anime che per decenni ha rappresentato uno dei punti nevralgici della siderurgia italiana e che oggi, dopo uno stop e una drastica riduzione delle attività delle acciaierie, ha scoperto come vivere di piccola imprenditoria e turismo con il porto sempre al centro delle attività e delle relazioni dei piombinesi. C'è un turismo che sta prendendo campo che prima non conoscevamo, e invece ora gente straniera, gente di Milano, di Torino. E è una città che comunque offre tanto, il mare è molto bello, c'è tanto da vedere e si mangia molto bene. Quattro generazioni di piombinesi, oltre un secolo di intensa attività siderurgica a ciclo integrale, dal materiale grezzo fino al prodotto finale. È anche grazie a Piombino che l'Italia del dopoguerra è ripartita. I tempi del boom economico oggi appaiono lontanissimi. I tempi dell'IRI, di Finsider e dell'acciaio di Stato, quando quasi un terzo dei residenti era occupato negli stabilimenti, quando con l'acciaio prodotto negli altoforni piombinesi venivano forgiati i binari per le ferrovie di mezza Europa. Poi negli anni 80 e 90 l'arrivo dei primi gruppi privati. Da Harvey di Enriva a Marcegaglia e Lucchini, il mondo si mise a cambiare velocemente. I carbonili a cielo aperto, la cokeria, insomma tutte queste cose con cui siamo convissuti e che ci hanno fatto vivere, perché ci hanno fatto vivere anche bene. Siamo stati anche una città con un reddito abbastanza alto, specialmente negli anni 70, però ci hanno fatto anche morire, perché mio babbo per esempio è morto a causa delle acciaierie, perché la silicosi gli aveva completamente mangiato i polmoni. Nel corso degli anni, i fumi dell'altoforno e le sostanze di scarto hanno provocato una grave contaminazione ambientale. Arsenico, cromo, piombo, mercurio, idrocarburi. In diverse aree le scorie depositate e mai smaltite hanno compromesso il suolo e inquinato diverse falde acquifere in profondità, per non parlare dell'impatto sulla salute dei piombinesi. Sono cresciuta al Poggetto e abbiamo giocato in mezzo a microparticelle di polvere e luccicante. Dopo anni ho cominciato a sentirmi male, ho avuto un linfoma di Hodgkin a 19 anni, ho fatto le prove genetiche, non era genetico, ho deciso di avere figli sfidando la sorte, per ora insomma sembra tutto a posto. 5 anni fa ho avuto un calcinoma mammario, dove mi hanno levato linfonodi, ora un linfedema. E quando ho fatto le ulteriori prove genetiche anche per questo carcinoma mammario, ho chiesto in oncologia, ho detto: ma perché tutti questi tumori primari se non ho discendenza? E loro mi hanno detto: signora, lei abita a Piombino, noi abbiamo molti pazienti di Piombino. Questa discarica che vedete alle mie spalle, questo altopiano di quasi 40 metri, è composto prevalentemente da rifiuti, probabilmente anche da rifiuti tossici. Le autorità non lo sanno con certezza, perché al momento non è stato possibile effettuare nessun tipo di carotaggio. Ebbene, questo mostro è stato ribattezzato, denominato dai piombinesi Monte Puzzo, proprio per il fetore che emana. Qui si sarebbe dovuta costruire una piccola discarica, in realtà sono arrivati rifiuti non solo dalle acciaierie di Piombino, ma anche da altre regioni italiane. Una città industriale è anche faticosa culturalmente, perché la mente viene chiusa. Poi quando c'è stato, diciamo, il crollo dell'industria e Piombino a pezzi ha cercato di ricostruirsi, ci sono stati anche dei cambiamenti. Ci sono stati cambiamenti a livello culturale, cambiamenti a livello ambientale. La mattina che ti alzi con questo bel cielo limpido, il mare pulito, puoi respirare tranquillamente. A partire dagli anni 90 le attività siderurgiche a Piombino sono gradualmente diminuite fino al 2014, quando le acciaierie hanno chiuso i battenti per riprendere sotto la multinazionale indiana Jindal, 4 anni più tardi. Così Piombino ha provato a rifondarsi, a darsi una nuova identità. Con determinazione i piombinesi hanno trasformato quella che era una città infrastruttura al servizio del paese in un centro in grado di produrre reddito autonomamente. Ogni anno transitano dalle banchine dello scalo portuale di Piombino oltre 2 milioni di viaggiatori.
il turismo di passaggio è diventato oggi anche turismo stanziale durante l'estate. Inoltre si è lavorato per favorire lo sviluppo dell'economia del mare nel territorio. Qui a Piombino è nato il polo di produzione nazionale d'acquacoltura più importante. Rappresenta il 60% della produzione nazionale. È stata un'iniziativa molto importante perché questo ha permesso di sviluppare che cosa? Una diversificazione economica che sul territorio ha avuto un impatto molto importante. Il polo d'acquacoltura qui di Piombino dà lavoro a circa 200 posti diretti più l'indotto. I posti di lavoro sulla produzione generano poi i posti di lavoro dell'indotto e Dio solo lo sa quanto ce n'è bisogno in questo territorio di creare diversificazione economica. Piombino non era mai l'area turistica, era solo il momento di passaggio per andare all'isola d'Elba. Invece abbiamo cercato di riscoprirla Piombino, perché Piombino è bellissima. E pian pianino ora, con il fatto che l'acciaieria è chiusa, stiamo cercando di riscoprirle e infatti il turismo sta nascendo. La disposizione che è stata data l'altro ieri al ministro Cingolani, che l'ha trasmessa alla SNAM, è di acquistare altri due rigassificatori, sostanzialmente sono navi galleggianti. Che non hanno capito che il rigassificatore a Piombino non si deve assolutamente mettere. Perché se volete vi faccio l'elenco di tutti i danni che porterà alla popolazione, all'economia, all'ecologia, al turismo. Se volete si sta qui fino a domattina. In questo momento si lotta, si manifesta tutto insieme. Dopo 6 anni che ho avuto un ictus e io oggi sono qui litigando tutti in casa perché io me ne andavo, ma comunque sono qui. Allora, il punto fondamentale è essere sicuri che noi possiamo, a partire dall'inizio dell'anno prossimo, trasformare in gas il GNL aggiuntivo che abbiamo trovato. Sono circa 5 miliardi in più l'anno prossimo e altri 5 nel 24. Io dico che loro ci devono mangiare tanto, perché se no non farebbero questo. Chi è che si deve riempire le tasche? E devono pensare agli italiani, che non si arriva alla fine del mese. Ai pensionati e ai lavoratori. Nel mese di marzo il porto di Piombino è prescelto assieme ad altre infrastrutture italiane per ospitare una nave che svolgerà la funzione di rigassificatore. Si tratta di una enorme unità galleggiante per lo stoccaggio e rigassificazione del gas liquido. Chiamati per gestire la campagna vaccinale e il piano economico di ripresa post-Covid, Mario Draghi e il suo esecutivo tecnico-politico si ritrovano invece a riscrivere le strategie di lungo termine di politica estera e geoenergetiche dell'Italia. In seguito al conflitto in Ucraina, Draghi indica tra gli obiettivi prioritari del futuro la necessità di intraprendere un percorso per l'indipendenza energetica dalla Russia attraverso nuovi approvvigionamenti di gas tramite gasdotti e mediante rigassificazione. Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Di fronte a queste due cose, cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate? E così, dopo la crisi pandemica, sull'Italia e su molti paesi europei grava una nuova invisibile cappa, una preoccupazione che si fa sempre più pressante di settimana in settimana, l'emergenza energetica. Il conflitto in Ucraina, a cui hanno fatto seguito le sanzioni imposte dall'Unione Europea alla Russia, ha avuto l'effetto di stravolgere la situazione energetica globale, ma soprattutto quella dei paesi più dipendenti dal gas russo, come Germania e appunto Italia. Con un occhio semichiuso ai bilanci e l'altro agli interessi dei colossi dell'energia, i governi del blocco UE riscrivono di sana pianta le rispettive politiche energetiche. È evidente che noi dobbiamo sempre ricordare che si è creata una filiera del costo dell'energia che parte dal gas, e al momento quello che sta succedendo è che, pur essendoci oggi più gas di un anno fa a questa stessa ora, perché paradossalmente in questo momento gli esportatori fanno fluire più gas nelle pipeline, c'è un insensato aumento di un fattore 5-6 dei costi rispetto
a un anno fa. Malgrado i costi elevatissimi del GNL e gli aumenti in bolletta per famiglie e aziende, l'Italia opta comunque per diversificare il proprio approvvigionamento energetico aumentando le importazioni di gas attraverso gasdotto dall'Algeria e del gas liquido dal mercato. Per utilizzarlo però c'è bisogno di rigassificatori affinché il gas venga trasformato da liquido a gassoso. Attualmente l'Italia dispone di 3 impianti di rigassificazione. Uno, il più grande, è onshore a Panigaglia, in provincia di La Spezia. Il secondo è offshore e si trova a circa 15 km al largo di Porto Levante, in provincia di Rovigo, nel Mar Adriatico. Il terzo, l'impianto di Livorno, è un rigassificatore galleggiante ancorato a oltre 20 km dalla costa, nel Tirreno. Per la costruzione di nuovi impianti, il governo Draghi sceglie Piombino e Ravenna. Non sono i soli 2 rigassificatori in progetto, ce ne sono almeno altri 3 di cui si discute nei rispettivi territori, a Porto Scuso, nel sud della Sardegna, a Porto Empedocle, in Sicilia, e a Gioia Tauro, in Calabria. Ma nei piani del governo il primo progetto a prendere il via sarà quello di Piombino. Anche sul fronte della diversificazione energetica abbiamo un provvedimento ora che stabilisce tempi rapidi e certi per l'installazione del rigassificatore di Piombino, che è essenziale, è una questione di sicurezza nazionale, è essenziale per garantire le forniture di gas. I piombinesi da subito non ci stanno, non vogliono il rigassificatore. Nell'arco di 2 mesi organizzano una dozzina di manifestazioni contro l'impianto che coinvolgono trasversalmente tutta la società civile. La città, tranne rarissime eccezioni, è compatta per il no. Penso una delle prime volte, forse la prima in assoluto, che la volontà di una città intera viene calpestata. Anzi, dal momento in cui il governo è stato dimissionario c'è stata un'accelerata, da quello che abbiamo capito, sulle procedure. C'è un evidente ed oggettivo problema di sicurezza, tant'è che il rigassificatore Olte di Livorno, dopo 14 anni di istruttoria, dopo 14 anni si è scelto di metterlo a 12 miglia marine dalla costa. Quindi mi chiedo perché ai cittadini piombinesi non debba essere garantito lo stesso livello di sicurezza dei cittadini livornesi. C'è poi il problema dello sviluppo economico del paese. Io ho tanto paura della sicurezza perché purtroppo il porto è piccolo, c'è un solo ingresso, c'è un traffico enorme di 3 milioni di turisti. Questo è un film già visto, è come la Notav. Hanno deciso di fare là e tutta l'Italia l'ha abbandonata. E noi ci stanno abbandonando tutta l'Italia, ma ci si metterà tutto per poterlo fare. A Piombino però c'è anche chi pensa che il rilancio economico del territorio passi dal rigassificatore nel porto. A metà agosto una 50 di piombinesi, tra cui soprattutto rappresentanti del Partito Democratico e Italia Viva, firmano un appello denominato per il lavoro e lo sviluppo a Piombino. Ritengono che la città abbia bisogno di investimenti importanti e vedono il progetto del rigassificatore come un'opportunità. Un gruppo di cittadini abbiamo firmato una petizione perché si esamini il progetto e che venga esaminato da gente competente, questo è il principale. Cioè, prima di bruciare la strega si deve fare il processo alla strega, perché i processi sommari non hanno mai portato bene al mondo. Ecco, vogliamo che ci siano persone, e ci sono, persone competenti anche della nostra zona, che prendono il progetto, fanno le osservazioni, lo respingeranno o lo approveranno. Non abbiamo posizioni pregiudiziali. Io ritengo che è legittima la preoccupazione di chi vive a Piombino, ma il mondo deve procedere con quello che sono davanti a noi le cose da affrontare. E oggi per gli italiani, per i 60 milioni di italiani, il problema principale da affrontare è quello dell'energia. Se danno garanzie, se fanno, danno posti di lavoro, che io non sono in grado di dire. Si fa presa di tutti i manifesti, no, ma se un no senza senso, so giudicare, senti, sono sincero. Vengo di fabbrica, perciò tante cose non le capisco, queste un po' strane. Alcuni media hanno sbrigativamente dipinto le proteste dei piombinesi come ossessionate dalla sindrome NIMBY, l'acronimo inglese che sta per Not in my backyard, non nel mio cortile. Ma chi, dotato di un minimo di buonsenso, si azzarderebbe a pubblicare una sentenza così semplicistica e denigratoria, vedendo sfilare nello stesso corteo le bandiere di Rifondazione Comunista, Fratelli d'Italia, dei 5 Stelle, del sindacato di base USB e della Lega? Cioè, non lo trovo corretto, diciamo, nei confronti di Piombino.
si cominciava a respirare un pochino meglio, ora aveva un clima più di, diciamo, turismo, serenità, e ora questo rigassificatore sarà magari a livello, credo, politico, strategico, boh, non lo so. Comunque Piombino torna a essere in difficoltà, comunque non è una cosa simpatica, c'è una bomba in casa, vediamo. Il contrario, proprio perché la vicinanza alle abitazioni, per questo, non è perché siamo nimbi come ci hanno l'appellativo ci hanno dato, è proprio una questione di sicurezza. Un bel bubone nella città, visto che gli altri sono a 20 km dalla terra, dalla costa, mi sembra un po' una cosa un po' esagerata. Il contesto politico in cui si snoda la vicenda del rigassificatore a Piombino è piuttosto articolato e con profonde diversificazioni in tutte le forze politiche, fra le posizioni nazionali e quelle locali. Il progetto del rigassificatore nasce nelle stanze di Palazzo Chigi già all'indomani dell'avvio del conflitto in Ucraina. Riuniti attorno a un tavolo per discutere del futuro energetico del paese, il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani, SNAM, e il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Qualche giorno prima Draghi aveva già intuito che le sanzioni per l'Italia sarebbero state un bagno di sangue e forse avrebbe voluto mediare con Mosca, ma alla fine è costretto a cancellare un incontro con Putin, già rimandato più volte. I tecnici SNAM hanno cominciato a circolare nell'area portuale e retroportuale con largo anticipo rispetto anche all'inizio della guerra. E la società che hanno creato ad hoc per lavorare con i rigassificatori è una SRL con 10.000 euro di capitale versato, partecipata al 100% da SNAM, è stata creata nel 2020. Quindi probabilmente questi progetti erano già in animo ben prima dell'inizio del conflitto sul fronte ucraino. Avremmo voluto porre una domanda su questa e altre questioni a SNAM, ma l'azienda, dopo essersi detta disponibile e aver fissato un'intervista, ha fatto retromarcia, cancellando l'impegno preso. Quando il commissario per il rigassificatore, il governatore della regione toscana Eugenio Giani, viene a conoscenza dell'intenzione del governo per sua stessa ammissione, ne prende atto e tira dritto. Poche settimane più tardi, siamo a metà aprile, e qui le versioni divergono, il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, riesce a farsi ricevere dal ministro Cingolani. Ferrari, che sta con Fratelli d'Italia ed è a capo di una maggioranza di centrodestra con forte connotazione civica, si sente dire due cose. La prima è che il commissario Giani non ha fatto presente possibili opposizioni al progetto, anzi ha detto che a Piombino sono tutti d'accordo. La seconda è una rassicurazione almeno apparente. Una decisione definitiva in merito al posizionamento del rigassificatore non è ancora stata presa e dipende dai rilievi tecnici in corso da parte di SNAM, ma, assicura, terranno conto anche delle necessità dei territori. Invece, già il 31 marzo al Ministero, all'Autorità Portuale, alla Regione e anche alla SNAM era arrivata una formale manifestazione di interesse per l'installazione di un terminale di rigassificazione offshore nel porto di Piombino da parte della società con sede a Cipro, ma di proprietà svedese, Gunvor, pronta a presentare un progetto alternativo o in subordine, anche a noleggiare e non comprare una nave con capacità rigassificatrice del 25% superiore a quella della Golar Tundra. Questo piano alternativo, scartato dal governo che sceglierà SNAM, verrà portato alla luce da una rivelazione giornalistica a inizio agosto, rivelazione ignorata dai quotidiani locali e nazionali. Vedo la noncuranza da parte dei media che ci snobbano, non ci fanno dare le nostre voci. Da fastidio. Apriamo una breve parentesi sull'atteggiamento di gran parte dei media, soprattutto quelli facenti capo a un cartello di gruppi che gestiscono le informazioni su emittenti e giornali del cosiddetto circuito mainstream. Piombino viene demonizzata per le proteste e per essersi schierata compatta contro il rigassificatore. La cittadinanza è accusata di non pensare all'interesse del paese. Molti giornalisti parlano della resistenza dei piombinesi come di un atto irresponsabile. Penso che ci sia un indirizzo, non un indirizzo stabilito a tavolino, però c'è un'informazione che fa parte dell'informazione. Non è possibile avere una voce alternativa o, una volta si sarebbe detto, fuori dal coro. Ecco, qui mi sembra in questo paese, al di là di tutto, no, tocca a Piombino, ma c'è sempre il coro, c'è solo il coro.
se non fai parte del coro, i solisti non cantano. Allora, sento di voler abbracciare la lotta perché la cosa che mi ha dato più fastidio è il modo di fare politica che c'è, diciamo, negli ultimi anni in Italia, ma penso che sia proprio a livello mondiale. È questo modo di cercare di schiacciare le masse, schiacciare il senso critico delle persone. Sembra quasi che le persone non possano più avere un pensiero critico ed esporlo e dirlo chiaramente. No, non mi va bene questa cosa. A livello nazionale le forze politiche più convinte nel sostenere il progetto sono quelle della maggioranza ampia del governo di Mario Draghi, con qualche freddezza dei 5 Stelle. I più convinti sono quelli del Partito Democratico, i renziani e soprattutto Carlo Calenda, leader di Azione, che poi si scoprirà in palese conflitto di interesse per via di alcuni finanziamenti elettorali, regolarmente denunciati, da parte di Romano Minozzi, socio di minoranza di SNAM. Attenzione, l'incazzatura di una città si porta a prendere decisioni che fanno male alla città. Non è un'incazzatura sana, può essere comprensibile, ma non è produttiva. A un certo punto Calenda, di fronte alle partecipate manifestazioni antirigassificatore dei piombinesi, è arrivato addirittura a invocare la militarizzazione della cittadina. Da un bellicismo all'altro, anche il commissario Giani usò parole forti per l'inceneritore di Livorno nel 2020. Ma vi dico subito che se vedo che Livorno non si concretizza, farò l'impopolare, ma scelgo un sito e su quello ho diritto fuori casa. A livello locale la protesta si anima rapidamente grazie alla nascita di 4 comitati che si organizzano separatamente e poi confluiscono in un coordinamento di fatto. Il sindaco Ferrari si pronuncia subito con un netto no, lo seguono tutti i partiti, persino il PD fino a un certo punto, poi fa marcia indietro. La CGIL di Livorno sembra aprire al progetto, ma poi a metà ottobre, spazientita per la mancanza di garanzie sul rigassificatore, dichiara sciopero per tutti i comparti della Val di Cornia. A livello nazionale le forze politiche seguono Draghi, a livello locale seguono la logica e la precauzione. Da parer suo invece il commissario Giani, che dovrebbe essere arbitro imparziale della questione, sembrerebbe essere schierato a favore del rigassificatore. L'esecutivo Draghi va oltre. Il 9 agosto vara il decreto aiuti bis, convertito in legge una 40 di giorni più tardi, una misura dal forte retrogusto autoritario che potrebbe avere un effetto devastante sul futuro del paese. L'articolo 32 di quel decreto di fatto istituzionalizza il metodo piombino. In sostanza, in caso di emergenza nazionale su istanza del governo o delle regioni, nei contesti assai ampi delle catene strategiche del valore, si può procedere senza seguire i normali iter, con commissariamenti ad hoc ed espropriazioni forzate. Si capisce ancor di più che quello di Piombino è un ultimo baluardo, una sorta di prova generale di imposizione di un metodo. Si è codificato questo sistema, io lo chiamo metodo Piombino perché qui lo sperimentano e rischia di diventare un grimaldello per aprire tante altre situazioni simili. Questo vuol dire che se si vuole fare una centrale a carbone, se si vuole fare una centrale elettrica, se si vuole fare un aeroporto, qualunque altra cosa, si stabilisce che quello è di interesse nazionale, si passa sopra l'interesse delle popolazioni e si fa questo. Piombino è di tutti, perché se viene giù questa che è una diga, viene giù per tutti. È un rischio, è un grosso rischio, perché innesca un precedente, innesca una mina a livello europeo, che la situazione Piombino possa ripetersi per altre cose, ma sempre in maniera, come dire, di rischi, si possa ripetere in altre parti d'Europa. E diventa poi complicato, una volta avuto il precedente, dire di no a altri susseguirsi di situazioni simili. Quando in piena estate il governo decide che il rigassificatore di Piombino sarà esente da qualsivoglia valutazione circa il possibile impatto ambientale, lo comunica attraverso una lettera del ministro della Transizione Cingolani alla Commissione Ambiente, Oceani e Pesca dell'Unione Europea. La motivazione è l'eccezionalità della situazione attuale, lo stato di emergenza. Non c'è una valutazione di impatto ambientale per il semplice motivo che a causa dello stato di emergenza di guerra che è stato fatto ad hoc dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria, sul quale preferisco non commentare, ci ritroviamo di nuovo a subire sulle nostre teste
delle azioni che dovrebbero essere condivise in maniera più articolata. Quello che la valutazione di impatto ambientale ha di diverso è che prevedeva dei tempi, che sono i tempi burocratici previsti per la sua realizzazione, quantomeno di un anno, e non ci potevamo certo permettere di fare valutazioni che portassero a ricadere nella burocrazia. Il Partito Democratico locale punta soprattutto a convincere la comunità della bontà del progetto con le cosiddette compensazioni, di fatto un'ammissione del danno che il commissario Giani ha messo in campo quando si è accorto del vento contrario. In pratica sono state riproposte una strada di accesso, le bonifiche industriali, bollette scontate. A parte queste ultime, tutte opere già promesse altre volte e mai arrivate. Insomma, come presentare una cambiale scaduta al posto di un assegno al portatore? Secondo me non è accettabile questa logica per cui dall'alto si decide che all'improvviso va fatta questa operazione e si promettano in cambio delle cose che dovevano essere già fatte. Cioè, se uno viene qui a dire domani vi facciamo la strada, ma la strada sarà 20 anni, 30 anni, no, è lo stesso per tutto il resto. Nel frattempo, con le elezioni alle porte, in campagna elettorale si spinge sulla necessità di fare presto. Il gas serve subito, i prezzi sono alle stelle, gli italiani si ritrovano con i costi in bolletta raddoppiati, le piccole aziende non ce la fanno. Le stime parlano di un'azienda su 10 in grave difficoltà, ma la previsione sembra ottimistica. Eppure, nel corso dei primi 6 mesi del 2022, l'Italia ha aumentato quasi del 400% le esportazioni di gas. Assistiamo a un'impennata dei prezzi dell'energia, che è attribuibile soltanto in parte alla scarsità di approvvigionamenti, ma trova radice in azioni speculative che minacciano la vita di migliaia di aziende e mettono in allarme tantissime famiglie. L'utile di Eni nei primi 6 mesi di quest'anno è stato di oltre 7 miliardi di euro contro gli 1,1 dello stesso periodo nel 2021. Tra gennaio e maggio la quantità di gas esportata da operatori italiani è stata superiore di quasi il 600% rispetto all'anno prima. Tuttavia, il governo e gran parte delle forze politiche sostengono che manca il gas e la necessità di realizzare nuove infrastrutture, soprattutto per l'importazione e la distribuzione di GNL. Ma come si conciliano questi dati con l'emergenza energetica che ha consentito all'esecutivo Draghi di vedere approvata qualsiasi misura proposta, saltando quei passaggi intermedi che in passato ci avevano garantito che sicurezza e salute dei cittadini venissero sempre al primo posto? Sono le due facce della medaglia, perché che è successo? L'Eni compra gas a TTF, indicizzato alla borsa, cioè lo compra per esempio dalla Russia, però al prezzo che scaturisce dalla borsa di Amsterdam. Immaginiamo che io lo compro a gennaio e poi lo vendo a maggio. La borsa di Amsterdam nel frattempo è passata da 100 a 300, quindi io ho pagato 100 e lo vendo a 300. Allora diventa un gioco da bambini. Se delle società di trading vogliono speculare, lo fanno con una semplicità enorme. Fra il 2010 e il 2015 sono stati rinegoziati dei contratti e molto probabilmente in quegli anni si è riusciti ad abbandonare l'indicizzazione ai prodotti petroliferi e ad agganciarsi al TTF. I paesi produttori hanno accettato questo cambiamento, ma è un cambiamento che ci si è ritorto contro. Il TTF è la borsa del gas di Amsterdam, uno spazio virtuale, una sorta di arbitro non necessariamente parziale che fornisce i prezzi di riferimento per gli operatori dell'energia, ai quali consente di fare profitti decisamente più rilevanti rispetto al sistema dei prezzi indicizzati nei contratti a lungo termine, usati fino a pochi anni fa per comprare combustibile. Dopo mesi e miliardi di euro di profitti dei giganti del gas, anche a danno dei cittadini, ARERA, l'autorità di regolazione italiana per l'energia, si è finalmente sganciata dal TTF. Tardi, ma lo ha fatto. L'Unione Europea invece continua a prendere tempo sul da farsi, favorendo le speculazioni. I grandi monopolisti cosa stanno facendo? Stanno comprando il gas a poco dalla Russia, ma lo stanno vendendo ai prezzi indicizzati molto più alti, che si concepiscono presso la borsa olandese. Ora, presso la borsa olandese il prezzo del gas era
15-20 euro a megawattora e l'abbiamo visto raggiungere punte di 340 euro a megawattora, cioè un aumento di 17 volte. Io credo che dietro ci sia un tentativo di trasformare il nostro paese in un gigantesco hub per fare affari e distribuire il gas altrove. Questo però viene fatto ai danni del cittadino, perché poi se non c'è neanche una politica di tassazione degli extra redditi, è chiaro che poi guadagnano solo Snam e le altre aziende del comparto. Però è una cosa che dal punto di vista imprenditoriale e politico è devastante, perché in questo modo penalizzi lo sviluppo economico di un intero paese. Grazie alla guerra e al rifiuto ostinato di qualunque soluzione diplomatica da parte di tutte le parti in campo, i produttori di carbone, petrolio e gas stanno beneficiando di condizioni formidabili. Domanda elevata, prezzi in crescita, legittimazione politica e ora, grazie all'opportunità di ripulire la reputazione da nemici del clima, possono presentarsi come salvatori del benessere occidentale. Già dal 2014, dall'annessione della Crimea da parte della Russia, l'Unione Europea aveva pensato di ridurre la propria dipendenza dal gas russo. Solamente che invece di puntare sulle energie alternative, di stoccare energie provenienti dall'eolico, dal solare, di pensare all'efficienza energetica, Bruxelles ha raddoppiato i consumi di gas provenienti da altri paesi, da altri produttori. Tra il 2014 e il 2021 le esportazioni di gas naturale liquido dagli Stati Uniti verso l'Europa sono aumentate in maniera esponenziale. Il vecchio continente è diventato di gran lunga il primo mercato di sbocco per il controverso gas americano, estratto con la tecnica del fracking, cioè perforazioni di rocce a 3.000 metri di profondità. Quasi il 70% del GNL statunitense oggi arriva in Europa, oltre il 100% in più rispetto all'anno scorso e il 300% in più nei primi 4 mesi di quest'anno. E come denunciato dal ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, gli Stati Uniti vendono il gas liquefatto all'Europa a prezzo quadruplo rispetto a quanto fanno con i loro industriali. Sulla produzione nazionale di gas nell'Adriatico e negli altri giacimenti italiani bisogna essere molto estremamente realistici, perché finché non interverremo sulla domanda di gas, quindi sulla domanda di gas per la produzione di energia elettrica, sulla domanda di gas domestica per il riscaldamento, per l'acqua calda e così via, il gas ci servirà. Allora, se quel gas ci serve, meglio produrlo da noi che non importarlo magari dagli Stati Uniti dopo averlo liquefatto e poi rigassificato, con quindi molte perdite di gas in atmosfera. Eppure, di vie alternative, l'Italia avrebbe potuto imboccarne, fosse stata per una volta più lungimirante. Nel settore elettrico, il 37% dei consumi italiani nel 2020 è stato soddisfatto da fonti rinnovabili. Negli ultimi 2 anni, invece, il Ministero della Transizione Ecologica ha fatto molto poco per sbloccare le migliaia di domande per impianti solari per grandi produzioni di energia con fonti rinnovabili. Ha sbloccato alcuni progetti solo dopo l'estate e soprattutto ha ignorato il gas che si sarebbe potuto estrarre da pozzi nel Mar Adriatico, nel frattempo sfruttati dai vicini croati. E ora, nel nome dell'emergenza, si punta sul riempire il mare di metaniere, inquinando infinitamente di più e asservendo il paese all'imprevedibilità del mercato spot o mercato a pronti, in cui il prezzo del gas cambia in continuazione, soprattutto se i volumi di scambio sono alti, il mercato preferito dalle grandi multinazionali delle fonti fossili. Draghi ha parlato all'ultimo discorso al Senato di sicurezza nazionale, di una scelta che ricade su Piombino per l'autonomia energetica. Non è autonomia energetica comprare gas dall'Algeria o dagli Stati Uniti anziché dalla Russia, peraltro a prezzi ancora più alti. Sarebbe autonomia energetica quella di pensare davvero a riaprire i pozzi, tanti che sono presenti sull'Adriatico e non solo, e che davvero determinerebbero un'autonomia di fronte anche a eventuali ulteriori guerre internazionali. Noi abbiamo una fotografia ufficiale, che è quella del Ministero, che ci dice che le riserve accertate, provate, probabili, sono un certo ammontare. Questa è una fotografia di com'era l'Italia all'inizio degli anni 2000, perché poi si è fermata tutta l'attività di ricerca, esplorazione, non si sono fatti più pozzi. Ora, quella fotografia è statica, invece praticamente noi sappiamo
che a livello geologico ci dicono che ci sono potenzialità di scoperta enormi. Resta un grosso punto interrogativo. Anche con nuovi rigassificatori, da chi comprerà il GNL l'Italia? Nel breve periodo gli Stati Uniti difficilmente potranno aumentare le esportazioni di gas naturale liquido perché non hanno le infrastrutture per farlo. Addirittura la Cina ha deciso di sospendere le consegne di GNL all'Europa per garantire il consumo interno. La sensazione è che né l'Italia né l'Europa riusciranno facilmente a sostituire il gas russo con il GNL acquistato sul mercato spot. Il porto di Piombino è di dimensioni medio-piccole, ma è molto trafficato. È considerato un'infrastruttura polifunzionale, dedita sia al traffico, anche internazionale, di merci alla rinfusa, vale a dire senza imballaggio, che al traffico passeggeri. Da Piombino transitano turisti che si imbarcano per l'isola d'Elba, la Sardegna e stagionalmente per la Corsica. Prima della pandemia, il traffico era stimato in oltre 3 milioni di passeggeri e 1 milione di automobili l'anno. Golar Tundra. Questo è il nome del rigassificatore battente bandiera della Marshall Island acquistato dal gruppo Snam per un corrispettivo di circa 330 milioni di euro. Si tratta di una nave di stoccaggio e rigassificazione, in inglese FRSU, Floating Regasification Storage Unit. Un'unità di oltre 300 metri di lunghezza con una capacità di stoccaggio di 170.000 metri cubi di gas naturale liquefatto e una capacità di rigassificazione continua di 5 miliardi di metri cubi l'anno, l'equivalente del 6-7% del fabbisogno nazionale, che è di oltre 70 miliardi di metri cubi l'anno. Verrebbe collocata sulla banchina est, proprio all'altezza dell'imboccatura del porto. L'impianto prevede un allacciamento con doppia tubazione lunga 8,5 km che collegherà il rigassificatore alla rete nazionale di distribuzione del gas, un'infrastruttura che non è stata ancora costruita. La nave riceverebbe il gas liquido da altre navi metaniere a ciclo continuo. Siamo a circa 300 metri dal rimorchiatore Neri, laggiù dove verrà piazzata la Golar Tundra, il rigassificatore. Vediamo adesso due navi, una che sta entrando, una che sta uscendo. Guardate quanto vicino questa nave bianca passerà potenzialmente al rigassificatore. L'imboccatura è 500 metri e la metaniera lunga 300 metri, più ci dobbiamo aggiungere anche i cavi di rimorchio che sono attaccati ai due rimorchiatori, una prua e una poppa. Diciamo tolgono all'incirca 350-400 metri di acqua per la movimentazione delle navi. Poi diciamo che la nave appena prende l'imboccatura deve fare una manovra ed entrare a macchina indietro, per cui con la stima di 45 minuti a manovra ovviamente interromperà in parte le movimentazioni in entrata e in uscita dal porto. Con vento e con onda di risacca la manovra risulta più difficoltosa. Soprattutto nel periodo estivo il traffico nel porto di Piombino è intenso. Oltre 100 corse di traghetti carichi di passeggeri, decine di navi mercantili e pescherecci transitano quotidianamente nel porto. Nelle vicinanze della banchina c'è diciamo, le industrie PIM che sono adibite al refitting navale, alle manutenzioni navali. Nel raggio di 500 metri si verrebbe a trovare dal luogo dell'impianto un'azienda che usa fiamme libere. Ora, le valutazioni tecniche spettano ai vigili del fuoco e agli altri enti, però diciamo che come operatore portuale io sono stato anche in altre zone dove esistono impianti chimici e petrolchimici, ma nelle così immediate vicinanze non ci sono officine meccaniche che fanno lavori a fiamma. Nella prossimità di questo impianto c'è anche in ristrutturazione una centrale elettrica a gas. Avrà bisogno di un gasometro per lo stoccaggio del gas che utilizzerà per il funzionamento. Nel corso degli anni nel porto di Piombino si sono verificate collisioni tra traghetti dovute al maltempo o a errore umano, fortunatamente senza gravi conseguenze.
Ha destato invece apprensione tra i piombinesi l'incidente verificatosi nel porto, a bordo della nave Agios Nikolaos, il 15 agosto scorso. Sulla nave, ormeggiata presso un pontile in dotazione dell'industria siderurgica Jindal, si è verificata un'esplosione che ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei militari marittimi in soccorso del personale. Tre giorni più tardi, a Piombino, è stata sfiorata una vera e propria tragedia. Sulla cittadina si è abbattuta una potente tromba d'aria che ha causato danni ingenti. Le immagini delle cabine di una ruota panoramica sollevate dalle raffiche di vento nella piazza centrale hanno fatto il giro del mondo. Se c'era una nave del genere in porto, o soltanto la rigassificatrice, o anche quella metaniera affiancata, sarebbe stato sicuramente un problema, perché nel giro di mezz'ora si è scatenato un vento che ha raggiunto quasi 150 km orari. Qualche comandante ha detto: ma se il tornado tirava su lamiere, sai, con un'intensità di quel genere lì, e le sbatteva sulla nave, sulle strutture della nave, quale poteva essere il risultato in termini di danni? Il contenuto energetico a pieno carico di un rigassificatore come quello è enorme, è pari al contenuto energetico di 50 bombe atomiche di Hiroshima. Naturalmente stiamo parlando di potere calorico. Nel caso delle bombe atomiche c'è, diciamo, l'aggravante della radioattività. Ma in un paese che è condizionato dal fatto che le bollette sono quadruplicate, quintuplicate, la prospettiva quindi di prendere decisioni che assumono in questo momento un obiettivo, il fatto che fin dal prossimo aprile possa arrivare il gas, 5 miliardi di metri cubi di gas rispetto ai 29 della Russia, quindi una consistente diminuzione della dipendenza energetica dell'Italia, con le caratteristiche che ha il porto di Piombino, io ritengo che sia interesse nazionale. Snam ha fornito rassicurazioni per le manovre di entrata e uscita dei mezzi navali a supporto del rigassificatore, affermando che nella stagione estiva saranno eseguite esclusivamente in notturna, e ha poi prodotto uno studio di manovrabilità nell'area portuale mostrando che le metaniere si arresterebbero a una distanza di sicurezza senza interazione con il rigassificatore, considerando i rischi di collisione remoti. Ma ci si chiede perché il rigassificatore offshore tra Livorno e Pisa, a 22 km dalla costa, abbia invece intorno a sé un'area di interdizione assoluta di 4,5 km e una di preavviso di 13 km, costantemente sorvegliata da una nave guardiana, 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, mentre invece il rigassificatore di Piombino sarebbe posizionato in prossimità degli uffici e delle aziende che operano nel porto, a 5-600 metri dalle prime abitazioni. Una delle prime cose che ho fatto è stato di prendere queste zone di limitazione e di proiettarla nella zona di Piombino, cioè ho disegnato sulla carta geografica una zona circolare con quel diametro. Allora, cosa succede? Succede che tutta Piombino casca in zona di interdizione totale. Una volta piazzato il rigassificatore a Piombino, tutta la città dovrebbe essere evacuata. Mi risulta che quello che è a Livorno non abbia dato fastidio nemmeno a 300 metri di distanza in 6 anni di attività. Decine di incidenti più o meno gravi si sono verificati nella catena del gas naturale dal dopoguerra a oggi. Uno dei più gravi è stato registrato a Skikda, in Algeria, nel 2004, quando una fuga di LNG ha provocato lo scoppio del più grande impianto petrolchimico algerino. Il gas fuoriuscito esplose a contatto con una caldaia e provocò una serie di esplosioni a catena. Nell'incidente persero la vita 27 persone. L'ultimo incidente in ordine cronologico nella catena del gas naturale si è verificato il 9 giugno scorso, quando un'esplosione alla struttura di liquefazione situata a Freeport, nel Golfo del Texas, ha costretto a una chiusura di 3 settimane dello stabilimento. Un conto sono i rigassificatori galleggianti che non a caso nella maggior parte dei casi vengono messi o a largo, come accade a Livorno, oppure vengono messi in strutture portuali molto grandi, isolate dal resto della struttura portuale e molto lontane dai centri abitati. Uno dei paragoni molto più sciocchi che viene fatto nell'ultimo periodo è quello con il porto di Barcellona. Il terminale del rigassificatore è a 4,5 km dal centro abitato. Qui vedete direttamente alle mie spalle
dove verrebbe messo la nave. Il porto di Barcellona è molto grande, ha una superficie di 11 km quadrati e il suo rigassificatore è distante dal centro abitato circa 4 km. Inoltre, a separare il centro urbano dall'area della nave galleggiante c'è il promontorio naturale del Montjuïc. La legge spagnola impedisce l'installazione di rigassificatori a meno di 2 km dalle abitazioni. Invece il porto di Piombino ha una superficie di appena 1,2 km quadrati. La banchina che dovrebbe accogliere il rigassificatore dista 500-600 metri dalle prime case nella zona colmata, senza rilievi naturali che si frappongono. Per 9 anni ho sempre navigato a bordo di petroliere in nazioni al di fuori dell'Italia. Molti mi chiedevano: te hai visitato senza volerlo il mondo? Ma purtroppo questo non è potuto avvenire. Le petroliere venivano fatte attraccare, specialmente in paesi più evoluti, tipo il Giappone, l'America e così, in terminal che come minimo erano a 4, senza parlare di miglia marine, a 4-5 km dalla prima diga di contenimento del porto. Quindi erano in posti dove la petroliera non si vedeva nemmeno la costa della nazione o del continente. E questo perché? Perché la petroliera era un potenziale grossa caldaia che poteva esplodere. Il rischio di possibili incendi o esplosioni sulla nave galleggiante non è solamente legato a errori commessi dall'uomo, collisioni e condizioni atmosferiche estreme, fulmini, moti ondosi, trombe d'aria. Uno dei pericoli che le autorità dovrebbero temere maggiormente è anche quello di possibili attacchi terroristici, soprattutto in una fase come questa caratterizzata da tensioni geopolitiche. Cosa accadrebbe in caso di un grave incidente? Piombino ha un'unica strada a 2 corsie in entrata e in uscita e una stazione dei vigili del fuoco non attrezzata, che nelle emergenze dovrà necessariamente essere coadiuvata da aiuti esterni che dovrebbero giungere da Livorno a 80 km di distanza. Il porto di Piombino l'ho seguito perché facevo parte della Commissione Infrastrutture e Trasporti. Il porto di Piombino era stato fatto e costruito per altri motivi, per altre cose, non certo per ospitare una nave del genere. Era stato fatto per eventuali smantellamenti di navi da crociera o navi industriali, era stato fatto per ricevere navi da crociera. Il rigassificatore galleggiante di Klaipėda in Lituania è tra quelli di più recente installazione. La nave, acquistata dal Ministero dell'Energia lituano, è ormeggiata e operativa nel gigantesco porto del Mar Baltico dal 2014. Qui, per evitare rischi, le autorità locali hanno scelto di collocarla a quasi 7 km dalle abitazioni più vicine. E la compagnia lituana che ha acquistato il rigassificatore si è assicurata che la nave fosse a circuito chiuso. Dobbiamo considerare che tutte le autorità internazionali hanno detto che il ciclo chiuso è sicuramente favorevole. È vero che produce qualche cosa di più in termini di inquinamento da CO2, ma è altrettanto vero che non emette, per esempio, la quantità di tricloro-metani o di cloroammine o di cloroalogeni, clorometani, come invece genera il circuito aperto. Qual è la differenza? La differenza è che io devo prendere e prelevare l'acqua dal mare in una quantità relativamente agli 8 miliardi di metri cubi stimati per la produzione di questo rigassificatore, devo prendere fra i 635.000 e i 650.000 metri cubi di acqua al giorno. Le navi migliori, quelle a ciclo chiuso, cioè quelle che non mettono fuori in acqua il cloro, sono state acquistate dagli olandesi e dai tedeschi a prezzi non quelli ma leggermente superiori. Quando siamo arrivati noi i costi erano già lievitati e la nave, la Golar, che è stata acquistata da Snam, o meglio è stata acquistata attraverso una forma che poi se vogliamo approfondiamo perché anche lì ci sono delle ombre, è costata 330 milioni ed è una nave a ciclo aperto, quindi sversa acqua fredda e cloro in enormi quantità, quindi con enormi problemi. C'è anche la questione ambientale a preoccupare i piombinesi. Anno dopo anno le realtà produttive e le centrali elettriche, alimentate con i gas prodotti dal ciclo siderurgico, hanno provocato una contaminazione dell'ambiente grave, al punto che nel 2000 una consistente area del comune di Piombino è stata inclusa nell'elenco dei SIN, siti di interesse nazionale.
Oggi la superficie attenzionata del SIN copre più di 9 km quadrati a terra e circa 20 km di mare, dove nel tempo sono finiti ingenti quantitativi di ferro, piombo, arsenico, solventi. Con il rigassificatore in porto, il livello di inquinamento delle acque marine aumenterebbe. L'allarme è stato lanciato dagli ambientalisti. Il ciclo della rigassificazione ha di per sé delle emissioni di varia natura, sia in aria che in cloro, in acqua, per il ciclo che comunque porta il liquido, il gas dal liquido a gassoso, di cui non ci sono grandi studi. Quindi ecco, già qui sarebbe importante approfondire la questione. Le acque più fredde, che non si sa come potrebbe comportarsi con il ciclo marino, quindi abbiamo nel Golfo di Follonica gli allevamenti ittici, che non si sa cosa potrebbero andare incontro. Una riserva naturale, quella di Orti Bottagone, WWF, che con il ciclo delle acque vive e non si sa gli effetti di questo scambio, iperclorito in mare e acque più fredde, cosa possa comportare alla flora e alla fauna marina. Tutte cose che andrebbero approfondite e non sono mai state fatte. Il grande vantaggio di utilizzo del GNL, del gas naturale liquido, è che occupa un volume circa 600 volte inferiore rispetto alla forma gassosa, cosa che permette alle aziende dell'energia di trasportarlo molto più facilmente sulle navi metaniere. A parte il maggiore quantitativo di carburante immesso nei mari del globo dal gran traffico di navi trasportatrici, il processo per la transizione del gas liquido a uno stato gassoso, l'unica forma in cui è utilizzabile, prevede il prelievo di acqua di mare per riscaldare i radiatori nei quali circola. Solo che l'acqua contiene organismi marini come plancton, larve e uova di molluschi e pesce che potrebbero attecchire e intasare le tubazioni degli impianti. Perciò l'acqua viene filtrata e sterilizzata con l'aggiunta di ipoclorito di sodio, un liquido analogo alla varichina. Si calcola che ogni giorno vengano rilasciati in mare oltre 86 kg di ipoclorito di sodio. Quindi in un anno si tratterebbe di 31 tonnellate di ipoclorito di sodio, di varichina. E quando SNAM dice che le quantità di cloro versate in mare sono minime, facciamo presente che non esistono leggi che stabiliscono i limiti delle quantità di cloro attivo che si possono riversare in mare, perché non è mai stato analizzato l'effetto sui fondali, che ricordiamo, quelli di Piombino sono da tempo riconosciuti fortemente contaminati. Beh, allora, al di là della sicurezza chiaramente per i cittadini e per il territorio, c'è anche da calcolare l'aspetto ambientale. Ci sono una serie di specie protette dal WWF che ne verrebbero praticamente toccate, così come anche l'aspetto del santuario dei cetacei. Il rigassificatore butterà nell'acqua un sacco di schifezze, scusate il termine, e questi cetacei devono essere assolutamente protetti. E poi c'è la questione economica. È evidente che con il porto ingolfato dalle operazioni delle navi metaniere, ogni manovra può durare dalle 2 alle 4 ore, il traffico passeggeri dei traghetti e le entrate generate dai nuovi flussi turistici di Piombino potrebbero subire dei danni significativi. Allo stesso modo, gli stabilimenti balneari lungo la costa, le strutture ricettive, i ristoranti e i commercianti potrebbero pagare dazio. Il rigassificatore intanto diventa uno strumento che poi fa paura vederlo qui, e il fatto che Piombino si sta impegnando, oltre a rilanciare il porto per le merci, anche al fatto di invitare e far venire sempre più navi da crociera, e per cui un turista quando scende vuole vedere una struttura portuale ben organizzata, un ambiente naturale rispettato. Si sta costruendo uno dei più grossi porti turistici qui del Tirreno, ma io ce la porto una mia barca che costa 300-400 mila euro e accanto ho questa bomba, ma no, non ce la porto. Ma a pagare il prezzo più alto dell'installazione del rigassificatore sarebbero le aziende ittiche che operano nel porto e che rappresentano il 60% della produzione nazionale. Il progetto SNAM del rigassificatore con le immissioni in mare e in aria danneggerebbe seriamente gli impianti di itticoltura, i fondali del Golfo fino a Follonica e oltre. Noi si produce in mare, l'acqua per noi è determinante, chiaramente con l'acqua noi ci produciamo. Noi abbiamo espresso sin da subito perplessità di fronte a questo potenziale rischio di
un'attività industriale che preleva 18.000 metri cubi all'ora d'acqua dal mare, di mare da una darsena e ributta in mare 18.000 metri cubi all'ora a una temperatura 7 gradi inferiore alla temperatura di prelievo, per di più addizionata con cloro. Il polo di acquacoltura di Piombino dà lavoro a circa 200 persone, alimentando un giro d'affari che coinvolge un indotto significativo che genera almeno altri 200 posti di lavoro. Qualsiasi ripercussione che si poteva o che si può creare sull'attività di produzione dell'acquacoltura di Piombino non è una situazione che rimane circoscritta a Piombino, ma è una situazione che viene proiettata immediatamente sul piano nazionale, dato appunto il peso di quel 60%. A queste paure da parte del sistema produttivo piombinese, SNAM ha risposto che il rigassificatore creerà complessivamente quasi 1.600 posti di lavoro, tra assunzioni dirette, indirette e nell'indotto, e che la maggior parte delle risorse da assumere saranno reclutate a livello locale, tra l'area di Piombino e il territorio della Toscana. Stime che a molti sono apparse ampiamente esagerate. Oltre a non portare posti di lavoro, sono a rischio altri posti di lavoro, perché siamo a rischio tutti i posti di lavoro sull'ittico, sulla pesca e anche dello stabilimento, perché una nave vicino di 200 metri vicino allo stabilimento fermerà anche questa piccola produzione, per non parlare del trasporto per l'isola d'Elba. Il gas è il passato, il futuro sono altre cose. Sappiamo bene cos'è, lo sappiamo tutti cos'è. In 20 anni di attività il rigassificatore Holt di Livorno ha prodotto una ventina di dipendenti, non tutti locali e alcuni part-time. Tra l'altro, anche date per buone così, le opportunità di lavoro dovrebbero esaurirsi nell'arco di un periodo limitato, poco più di 3 anni, il tempo stimato per l'eventuale permanenza del rigassificatore nel porto di Piombino, se le cose andranno come si augurano SNAM e il commissario Gianni, 3 anni e 9 mesi per l'esattezza. E SNAM ci ha assicurato formalmente che Piombino non rientra tra i luoghi possibili per una collocazione dell'impianto fisso offshore. Ma a pensarci bene, perché tutta questa operazione, un investimento di oltre 500 milioni di euro, dovrebbe durare solo 3 anni? Perché quegli 8 costosissimi chilometri e mezzo di tubatura doppia da 28 pollici dal porto alla rete nazionale SNAM dovrebbero essere smantellati o abbandonati dopo appena 1.000 giorni o poco più? E perché i piombinesi, dopo essersi sorbiti bugie di ogni tipo per decenni, dovrebbero credere alla promessa che il rigassificatore possa essere ricollocato lontano dal loro porto dopo appena una 40 mesi? Nel corso della conferenza dei servizi del 7 ottobre, SNAM ha detto al sindaco Ferrari che Piombino e il Golfo di Follonica sono escluse dalle possibili destinazioni offshore dopo i 3 anni del rigassificatore nel porto, nell'eventualità che il progetto venga approvato. E se fra 3 anni ci fosse ancora uno stato di emergenza energetico o di nuova natura, una nuova decretazione d'urgenza? Ma io devo dire che non sono passati invano questi giorni. Per me sono stati elemento di lettura, di approfondimento, di tutta la mole incredibile di documentazione che si è creata, le osservazioni, le note, le controdeduzioni di SNAM. E tutta questa mole di materiale mi porta a vedere la prospettiva del rigassificatore come oggettivamente, con le condizioni di sicurezza, di compatibilità ambientale, di intreccio nei vari aspetti che comporta un'autorizzazione, in grado di essere data. Cioè SNAM non è riuscita a rispondere adeguatamente alle nostre eccezioni, quindi sono fondate, e allora non ci rimane che aspettare lo sviluppo di questa conferenza dei servizi e la decisione del presidente Gianni. Io ho ricordato anche in conferenza stampa che Gianni non è stato nominato per dare l'autorizzazione al rigassificatore. È stato nominato per valutare se quell'autorizzazione può essere data oppure no. Tutti i motivi che abbiamo evidenziato in queste settimane ci portano a dire che quell'opera non può essere autorizzata. La questione del rigassificatore di Piombino fa da spartiacque tra un vecchio e un nuovo modo di fare politica. Il metodo Piombino, che consiste nel calare dall'alto strategie, politiche e progetti senza una vera e propria consultazione delle autorità locali e senza il rispetto delle norme che tutelano ambiente, paesaggio, e esseri umani e lavoratori, rischia di diventare la norma.
tutto ciò nell'interesse di pochi gruppi, in attesa della prossima emergenza. La procedura di valutazione per il rigassificatore a Piombino è andata avanti. Il termine ultimo per la decisione sull'autorizzazione è il 27 ottobre 2022. Quando una decisione vincolante verrà presa sulla questione, questo video reportage sarà già stato ultimato. SNAM, in attesa di una decisione che ai più sembra scontata, ha già mosso i suoi passi. Nella zona industriale di Montegemoli l'azienda ha acquisito un capannone e nel piazzale vanno avanti da settimane le operazioni di stoccaggio dei materiali, in particolare delle tubazioni per realizzare il raccordo della nave Golar Tundra fino al punto di innesto nella rete nazionale gas, vicino a Rio Torto. Se il progetto verrà approvato al sindaco, alla cittadinanza di Piombino e ad altri pronti ad affiancarlo, resterebbe solo la strada dei ricorsi amministrativi. L'ultimo argine a un vento di autoritarismo che sta spazzando le coste del Tirreno e si sta insinuando nei borghi, nei comuni e nelle città italiane con un sibilo sinistro.